iniziano a fare ring subito Dio Butteri, Salvatore, e Dio Butteri sul avversario. Vediamo subito una specie di preview di quanto potremmo vedere, magari Death Sentence, Sì, infatti. Anche se io penso che Dio non lo otterrà così, infatti. Attenzione, da subito il cambio a un FMO spolvorante, subito... Di stampa al piedone in faccia. Oh, un ottimo throwback. È una mossa tipica di Macho, quella di FMO. FMO sì, subito, attenzione. Un ottimo dropkick da parte dell'ex campione. Ma di Burkeri. E comunque ci sono due ex campioni sul ring. Ex campione da WWF, intendi? No, ex campioni in generale. C'è cioè, un ex campione da WWF che è appunto FMO, che è il campione uscente, di Burkeri che è... Sì, è il Burkeri proprio l'anno scorso, Andrea. No, è l'ex campione intercontinentale. Ah, se ci intendi campione intercontinentale, pensavo Massimo, non so. No. Di Burkeri è stato campione del mondo TWF, è vero. Però è l'epoca contro Victor. Bella rivalità, però quando è arrivato Rayman, insomma, Burkeri è una storia. Ma forse era troppo giovane, non sai che è. Sì, forse un po' inesperto, erano dream match comunque per lui. E forse vince la Rumble è stato un po' eccessivo, però l'ha annunciato. Da una parte vince la Rumble magari è stato buono, però poi andare su come main event. Certo, sì, bene, però insomma non ha vinto fino in parità, né? Poi ha vinto la sera dopo, no? Sì. Ora intanto vediamo un clinch verso l'angolo degli due heel. Sì, che stavamo portando meglio il Joburg e FMO, stranamente, Andrea. Sì, attenzione, un ottimo unbreak. Andrea, tu questo mancio, cioè, perché non lo dici? Perché lo odi, diciamo, tra virgolette? Ho detto anche prima, lo ribadisco, lo ripeto. Non merita. Ma è un buffone, non cioè, merita. Cioè, fanno o non ti fanno. Però tu puoi essere di quello che vuoi, cioè... Un buffone, sono te. Un buffone, cioè... Sei intanto Northern Lights sul Lex! Zero tecnica, solo carisma. Beh, Andrea, non sono d'accordo, perché Macho ha meritato tutti i titoli. Certo, magari il padre ha fatto qualcosa di più, Jack Mack. Sì, ma forse sì, ma non mi impressiona. Intanto... Il Burg, attenzione! Ambarra! Una specie di ambarra. Molto particolare. Mentre vedete come sono stati ottimo, bravi. Oh, Di Burkeri! Di Burkeri, però Andrea, Di Burkeri, puoi dirmi tutto quello che ti pare che è bravissimo, però gli manca, secondo me, il costo del fattore X. Fattore X che, certo, tu hai detto... Sei sicuro che vuoi giudicarmi uno cattivo? Cioè, forse manca quella cattiveria. Guarda cosa riesce a fare Di Burkeri. Sì, Andrea, riesce a fare così. Non sa neanche ma contro io questa roba. No, non sono d'accordo perché Mancia è stato anche campione della WBF. E di perché non è stato. Posso capire, può mettere un confronto con FMO, ma non con Dici che Burkeri e FMO. No, Mancio con confronto con FMO sì. Ma con Di Burkeri è giù, è l'ultimo livello, Mancio è un high level. Con un alto livello. Se lo dici tu. Non sono d'accordo per il fatto che Mancio ha vinto sempre titoli su titoli. Ha vinto il titolo, ma ha vinto anche una Rumble debuttando. E ha vinto il titolo di TWF, sì, però quanto è durato? Vabbè, ma la durata è relativa, poi contro Victor, cioè non è che tipo. No, contro Rayman ha perso il titolo. Sì, ma il titolo. Guarda qui Mancio! Guarda Mancio che ti fa! Guarda Mancio che ti fa invece! Cosa può fare? Leg drop dal paletto! Ma il suo leg drop si fomenta! Si fomenta! Cioè, tutto meglio di Burkeri che è indebolito. Non c'è storia. No, tu o ti iscrivi da una parte o dall'altra. Non puoi fare la cosa di piede e mezzo che stiamo. Io sono contro Mancio, a prescindere. Ok. Mentre ricordiamo che la prossima settimana ci saranno ben tre debuttanti, diciamo, che faranno il loro match. David Johnson, Six, per i maschi. Per le superstar, per il Divas abbiamo Nati, che dopo verrà presentata da Triple H dopo questo match. Intanto, e ho visto, e so Andrea che tu sì? Conosci molto bene David Johnson, è un sorta di The Rock piccolo. Ah sì, ne ho sentito parlare, mi pare De Montiglia chiamato? Sì, De Montiglia. Sì, e sai che lui è campione europeo, si fa chiamare per tutta l'Europa e in America anche campione europeo, perché lui pensa che quella cintura abbia molto più valore se portata con lui. Se c'è un altro campione non ha valore. Beh, un po' come faceva Stefendro, come ha fatto Stefendro. Anche Macho, dai.
Tanto un'ottima manovra di coppia da parte dei due heel. Stanno lottando bene, meglio in coppia il WDF, anzi. Sì, molto più fedali. Ma forse e stanno distruggendo un inutile mancio. Però diciamo la verità, Joe Burke non ha una fight. Sì, ha fight con il Debur, però insomma una fight che lo fa scendere, secondo me. E, da, e poi Mancio Mancio andrà all'Armageddon nella serie. Dovrebbe aprire il culo a Mancio in questo momento, per esempio, invece che lottare al suo fianco. Sì, ma Mancio andrà all'Armageddon nella serie, perché non ci andrà? Sì, ho capito, ma. Sì, è vero, perché avrà questa rivalità del Sentence, però. Vabbè, tutto vedremo nel nuovo anno, perché tornerà. Forse ci sarà anche il ritorno di MCW. Il Matthew God Woods, il canadese. Se ne parlava. Non ne parlano i giornali. Vlog anche. Voglia di. Che il promo intanto un altro back da parte di Paul Mancio e si dopo prova non fa il clutch come clutch ma non è capace vedi subito vabbè ma Endo non è stato impensierito molto è scozzese cioè gli fai battere così lo scozzese a dirla beh perché lo scozzese che è un po' razzismo vabbè vabbè niente <scherzo. ride> non so capire vedi vedi Mancio vedi Mancio stavo distratto è stato dai sì da dei burcheri che faceva ballerina ma che dici altra mossa di coppia vedi molto più affiatati sì ma il match quando qui non finisce mai secondo me sì non finirà mai forse FMO sta giocando d'astuzia vuole insomma indebolire Mancio soprattutto in sì. Quanto andrà Armageddon nell'assel però è ancora troppo presto non lo so comunque la parte di difesa abbiamo visto pochissimo due insicuri di Burkeri, un leg troppo di Mancio e un paio di pezzi, basta. Non c'è questo affidamento, forse no, una però ho detto entrambi sia Mancio che due Burkeri hanno un po' capoglio. Guarda come si fa a ribattare che ci mancava. Andrea, e se ti dico che il Debrook batte due Burkeri a Death Sentence? Tu che mi dici? La vedo dura, No, io invece non la vedo tanto dura, lo sai perché? Perché mi pare Mancio due, Mancio la vendetta. Cioè non c'hanno questa voglia. A parte l'inizio. Il Debrook intanto. Oh, suplex! Oh! Il suo suplex in avanti! Che manovra, da nulla! Intanto. Questa face basta, diciamo che. Match. E poi Neckbreaker, siamo editori di coda. Sì, sicuramente. Mancio non c'è più. Mancio dove vuole andare così? Cioè, a Armageddon. Mancio andava anche prima. Ma secondo te, tra questi 5 SL, Mancio, FMO, Nicholson e Alexander. Alexander è il campione. Chi può davvero vincere la cintura? Quindi esplendo Alexander lì. Sì, a vabbè. Parte che abbiamo ancora un posto vacante. La Battle Royale la 6 di questa sera sì. Potrà darci informazioni migliori. Guardiamo i partecipanti a questa Battle Royale. Sono va bene Edward, Philly, Dante, Will Theobald, Mac Morton e Death. Ricordiamo che negli spogliatoi c'è stato un po' un battibecco. Oh, attenzione! Attenzione, intanto ci siamo persi la mossa di coppia di Burkeri e Mancio. Casualmente, mentre noi stiamo chiacchierando le parti nostre, no, vabbè. Comunque, per adesso, tra quei quattro che sono presenti ora nel Armageddon della mia cell, vero favorito FMO, chiaramente. E beh, anche perché SL. Cioè gli altri che erano SL? SL Mancio FMO, Alexander e Nicholson. Nicholson, deve essere un po' una sorpresa. Ma non è, ma tu perché c'è anche di Nicholson? Oh, attenzione, small package! Attenzione! Uno! A sorpresa di quel Mancio! Due! Previsto, questa è la mossa dei campioni, Andrea. No, small package. Sì. Sì, ma è anche detto su un po' i pin, cioè la mossa dei principi. Attenzione, intanto lo scozzese da lì! Dropkick! Ottimo dropkick di addosso a un inutile Mancio e qui l'ha distrutto, molto Mancio, si fa male. Questa battutaccia andrei da vedere spagnolare. Vieni gli occhi da parte di Hildebrand. Ma gli stavo dicendo, ce l'hai con Nicholson. C'è un Nicholson, perché no, Nicholson c'è al momento io penso che sia quello più forte insieme a Alexander. Tanto noi sono campioni. Sì, è un ottimo atleta infatti, non ce l'ho con Nicholson, dici per il fatto che ha rubato la cintura di Burkeri. Ma non l'ha rubata! Non l'ha rubata, l'ha vinta! No, rubata nel senso strappato. Intanto guarda qua, Spinning Fisherman Suplex! Che te dopo cosa? Dopo aver preso le pizze fino adesso. Beh, è uno che resiste. Sì, no, è un pizzaiolo. Battuta la dei soldi, vabbè.
Intanto questo headlock è patetico, che non porta in nulla di fatto, infatti Hideblock lo riporta sul suo ma tu dimmi, pure il general manager mette questi match contro, ma che senso c'ha? Che senso? Cioè, che gli va a mancio? Che gli costa? Cioè, non lo so, non so nemmeno dire qualcosa riguardo di questa cosa. Forse per un po' portare un po' di intrattenimento. No, di come puoi... E attenzione, attitude adjustment! Sì, domani, infatti si vede. Match che dura più di 10 minuti, eh. Sì, circa, è passato un bel po'. E mentre Femratiz stava chiamando il Brainbuster. Ora attenzione col mancio. Trattamente perché voglio proprio vedere in coppia cosa fanno. Vediamo. Sembrano più fantasiosi in coppia i due. Doppio tosso. Semplicissimo, no, pensavo qualcosa di più costruito. Beh, meglio non rischiare. Attenzione, Kill switch on Bridger. Su FMO. Ma sorpresa, non me l'aspettavo. Ma c'è Hildeburg lì. Qui Mancio ha sbagliato, Dio, perché hai fischiato? È fischiato perché c'è FMO, te l'ho detto. Non lo so, veramente qui il pubblico sta impazzendo. Impazzendo il pubblico, sì, è l'unica soluzione, però. L'unica risposta, scusate, non è una soluzione. Flapjack. Proprio sulla scritta. No, l'ho scritta di... Rising Sun. Scritta di... Serie di jab da parte di... FMO. Ora qui Di Bucchetti vuole battere la situazione. Lo vedo spento Di Bucchetti. Beh, ma anche Mancio. Cioè, a parte, è vero, l'Amprittier e il tentativo di Judgment, che sono forse i più risolutivi che ho visto oggi. Sì. Però il match, cioè, non è un match molto. Trueback, eccolo qui, il vero Trueback. Non è un match. Guarda questo Mancio, guarda Mancio l'adrenalina che ti dà. Ecco, ho parlato. Ma non è emozionante perché i quattro non si stanno dando da fare. Sì, comunque poca azione. Ma perché che gli costa? Che è un match così, due contro due, secondo me non dà. Cioè, ormai FM e Mancio hanno il posto. Assolutamente, mettere tutte e quattro sul ring. Guarda, Hildeburg e Di Burchieri. Li facciamo scoppiare tra di loro. Allora, Andrea, Hildeburg e Di Burchieri hanno il match a Dead Sentence. Mentre, cioè, Mancio e FM già hanno il match pronto. Cioè, che questi quattro già hanno tutto. Perché devono rischiare la pelle? Forse serve solo per... diciamo, far... come si può dire? Non sono d'accordo. Aumentare, far aumentare il carisma da parte dei due alleati minori che possono essere... Guarda ancora Victory Road di Mancio! Che ha fatto? Uno, due... Niente da fare. Cacchio! Mancio però veramente stratosferico, eh. Bel coniglio dal cilindro. Qua mi ha stupito. Crossbar! Ma guarda lì! Guarda lì Mancio che ti va a fare! E poi Gap French su Black Suplex.